Buongiorno a tutti, sono Domenico Passante, ricercatore Istat e responsabile dell'iniziativa sui bilanci degli enti locali, quindi comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni e comunità montane. Questo lavoro è stato prodotto insieme al collega Simone Cavatorta, collaboratore tecnico enti di ricerca Istat. Il poster si intitola La nuova banca dati BIDAP, analisi delle entrate e spese dei comuni. In effetti, a partire dai dati relativi all'anno 2019, la banca dati delle amministrazioni pubbliche BIDAP rappresenta la fonte ufficiale per le statistiche finanza pubblica relative agli enti locali e prodotte dall'Istat. Sostituisce inoltre il precedente archivio gestito dal Ministero dell'Interno. BIDAP è uno strumento su cui l'Istituto conta molto. Attualmente copre l'intero universo degli enti territoriali, quindi enti locali più regioni e province autonome e loro enti strumentali, ma progressivamente includerà i dati relativi a tutti gli altri enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche. Inoltre, BIDAP consente di migliorare la tempestività dei dati e la qualità. In particolare, è possibile implementare una serie di controlli già in fase di acquisizione dei dati stessi. In questo lavoro analizziamo quindi i dati relativi ai comuni acquisiti da BIDAP. La stima relativa all'intero universo dei comuni avviene utilizzando la popolazione. L'analisi si avvale inoltre dei principali indicatori economico-strutturali ed è relativa sia a livello nazionale che regionale. Vi lascio quindi alla lettura del poster e vi auguro una buona conferenza.